Ok, buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo qui per la nostra 42esima, credo, Roberta, diretta Salve a in tutti, la multiplayer. nostra 42esima diretta oggi, sì. 42esima o 43esima? Secondo me sono 43, comunque va bene, fa niente. Forse 43, perso il conto Allora, ormai. stasera comunque diamo qualche secondo sempre per tutti quelli che si collegheranno da Facebook o dal sito della Ismult. Parleremo di un argomento molto interessante. Intanto vi presento il dottore Luigi Morelli, uno specializzando Buonasera. dell'Università di Salerno. Caro Buonasera a Luigi, tutti, buonasera. ringrazio il professor Oliva per questa fantastica opportunità. Vediamo. Comunque, l'opportunità che hai è semplicemente frutto del tuo lavoro, quindi non ti preoccupare. Il discorso è che stasera parleremo di un argomento che apparentemente è un po' banale, come ridurre una lussazione di spalla. In realtà, il dottore Morelli ci parlerà di tutta una serie di cose che normalmente non sono proprio di comune conoscenza, perché ha fatto un'indagine sulla letteratura e ha trovato, diciamo, diverse modalità con cui queste lussazioni di spalla si possono ridurre. E quindi diciamo che io direi di partire con la presentazione, se la condividiamo. Partiamo così Luigi ci parti direttamente, tanto Sì. vai sereno e tranquillo. E iniziamo, dai. Così le sorprese poi le commentiamo man mano che vediamo la presentazione, va bene? Assolutamente. Allora, come accennava il professor Oliva, le lussazioni di spalla sono un argomento comunque molto ampio e molto vasto e molto spesso sono sottovalutate. La maggior parte delle persone conosce sempre le solite 3-4 tecniche classiche, comunque conosciute da tutti, ma in realtà in letteratura ne sono descritte più di una ventina soltanto per la lussazione anteriore della spalla, senza contare poi dopo le ulteriori per le lussazioni posteriori e inferiori. E quindi è stato anche un lavoro molto interessante, molto approfondito, chiaramente, è stato richiesto comunque molto tempo. La spalla chiaramente è una grande articolazione ed è fortemente soggetta alle lussazioni, è l'articolazione più frequente delle lussazioni, dovuta anche particolarmente alla sua conformazione. Abbiamo una disproporzionalità tra la superficie omerale e la superficie della cavità glenoidea, dovuta proprio alla conformazione, in cui la testa dell'omero, in rapporto alla superficie scapolare, si trova in 3 a 1, nel senso che la testa omerale è 3 volte maggiore rispetto a quella che è la sua cavità. Questo permette sì un ampio range di movimenti, però chiaramente la rende molto più soggetta agli insulti, ai traumi meccanici, anche stesso a uscire o comunque a non mantenere la sua posizione. Questo fatto viene anche mantenuto tramite tutta quella che è la struttura di supporto della spalla, data ovviamente oltre dalla struttura ossea, anche dalla struttura muscolare, che in questo caso è la cuffia dei rotatori, che ne permette i movimenti e una protezione, a cui si aggiungono ovviamente tutta la struttura legamentosa che danno il massimo grado di protezione dagli insulti e dai movimenti anche non corretti che possono essere effettuati durante la vita quotidiana o anche dai traumi. Possiamo pensare anche a una caduta su un fianco in cui impattiamo con la spalla a terra e quindi i legamenti ci proteggono la spalla. Vabbè, sappiamo che ci sono dei locus di minore resistenza capsulo-legamentoso. Sì. Vai, vai. Non dimentichiamoci anche che abbiamo tutto il fascio vascolo-nervoso dell'arto superiore che si trova anche in prossimità della superficie articolare, quindi abbiamo tutti i cordoni che sono laterali, posteriore e mediale che dopo andranno ad innervare tutto l'arto, fino ovviamente alle dita e anche la vascolarizzazione. In particolare possiamo definire una lussazione che è chiaramente la perdita di contatto permanente tra le superfici articolari. E la lussazione della spalla è la più frequente e il 50% di tutte le lussazioni riguardano appunto la spalla. Da un punto di vista diagnostico di strumenti,
la immagine RX è più che sufficiente per effettuare la diagnosi. Possiamo fare delle analisi più approfondite, che possono essere la risonanza o la TAC in caso di fratture o di eventuali immagini non completamente chiare. Importante però è che non ci si deve improvvisare e non si deve tentare una manovra di lussazione senza aver prima fatto un controllo radiografico, perché chiaramente ci possono essere delle fratture locali che chiaramente, andando a mobilizzare la spalla, potremmo andare ad aggravare ulteriormente. Quindi è sempre consigliato fare prima un RX di una manovra di lussazione. Da un punto di vista clinico possiamo andare ad osservare la perdita della normale conformazione articolare, andremo ad avere proprio un appiattimento della superficie della spalla, e alla palpazione possiamo andare a sentire proprio la testa omerale, che non si troverà più in sede, ma si potrà trovare appunto in posizione anteriore, inferiore o posteriore a quella che è la sua normale posizione. Un paziente che ha subito una lussazione deve essere valutato da un punto di vista neurovascolare, quindi andare a vedere se sulle mani presenta, o sulle dita principalmente, presenta delle cianosi, presenta delle parestesie o delle disfunzioni da un punto di vista nervoso o comunque vascolare, andare ad individuare appunto il tipo di lussazione che abbiamo precedentemente già accennato, quindi anteriore, posteriore o inferiore, quindi una lussazione retta. Il paziente normalmente non è capace di posizionare la propria mano dell'arto lussato sulla spalla controlaterale. Questo è un test molto banale che può essere effettuato per vedere appunto se c'è una lussazione. Già questa semplice manovra ci conferma la diagnosi, e la riduzione deve essere effettuata entro 24 ore. Quindi abbiamo comunque il tempo di poter fare un RX, quindi valutare quello che è l'iter poi dopo terapeutico della lussazione. Oltre le 24 ore bisogna prestare attenzione, perché la situazione tenderà in un certo senso a stabilizzarsi, a cronicizzarsi, quindi potrebbe rendere più difficile successivamente la manovra di riduzione. In particolare possiamo andare ad avere ad esempio un danno a livello del nervo ascellare, e quindi andremo ad avere una anomalia, che è quella che viene definita della zona del badge della spallina, che si trova sulla superficie del tetengo. Il paziente andrà a lamentare una parestesia proprio a livello di questa zona. Ovviamente è consigliabile entro le 6 ore, certo. Il limite massimo però è 24 ore massimo. Ok. Vai. Poi una manovra di lussazione deve essere effettuata ovviamente in anestesia. Possiamo avere tre metodi, in questo caso senza anestesia, che però è utilizzabile soltanto in caso di lussazioni che tendono a riverificarsi in pazienti che hanno lussazioni croniche, o comunque in anziani che hanno una bassa densità muscolare, perché comunque sono manovre molto dolorose. Un'anestesia locale, che è quella preferita perché è più veloce, più rapida e permette un maggior recupero e un minor tempo di monitoraggio. E infine l'analgesia e la sedazione vera e propria, che permettono il massimo rilassamento muscolare, però è necessario un lungo periodo di osservazione, e perché il paziente deve essere dimesso soltanto nel momento in cui sia completamente vigile, o comunque capace di mangiare e di bere, che significa completamente risvegliato. Al momento in letteratura non ci sono delle differenze tra quale tipo di tecnica anestetica utilizzare, perché chiaramente il fine ultimo è la manovra di riduzione nell'anestetica, e quindi è sempre a discrezione della situazione. Un'anestesia locale, come la andiamo ad effettuare? Innanzitutto dobbiamo liberare l'arto superiore, tutte quelle che possono essere anelli, bracciali, orologi da polso e qualsiasi altra cosa. Bisogna preparare una siringa da 20 ml di locaina e un ago da 20 gocce. Si prepara un campo sterile attorno alla spalla e si va a ricercare la superficie dislocata, lussata, tramite il segno del solco laterale, ovvero si va a osservare proprio un solco tra la superficie scapolare e quella omerale. Andiamo a fare l'iniezione, che deve essere di 2 cm al di sotto della superficie acromiale verso la cavità glenoidea vuota. Si va a fare una preaspirazione per vedere se nel caso abbiamo preso qualche capillare o qualche piccola arteriola, e poi dopo viene effettuata un'iniezione e deve essere seguito un minimo di resistenza. Se c'è un'eccessiva resistenza è necessario riposizionare l'ago, perché significa che siamo all'interno o di magari di una struttura legamentosa, o comunque in una posizione non correttamente consona per l'anestesia. Si attende 5 minuti l'anestetico locale faccia effetto, e poi dopo si può procedere alla lussazione. Chiaramente ci possono essere delle complicanze locali dovute alla manovra di anestesia, che possono essere un danno neurovascolare,
una lesione articolare oppure un artrite settica, nel caso in cui non abbiamo completamente sterilizzato la spalla e quindi abbiamo noi stessi provocato, e poi dopo un'altra patologia che dobbiamo andare a tener conto poi successivamente per il decorso anche del paziente. La sedazione vera e propria invece deve essere fatta con il paziente a digiuno e che abbia firmato il consenso scritto. Quindi chiaramente in un paziente che magari si presenta in pronto soccorso in stato confusionale, magari il sabato sera che ha esagerato un pochettino, non sarà candidabile alla sedazione completa. Deve essere preparato il monitoraggio, la maschera con l'ossigeno e l'ossigenazione, e deve essere preparato un catetere venoso nel braccio controlaterale. Si utilizzano 3 siringhe che devono essere marcate, in cui una deve contenere 5 mg di morfina che deve essere iniettato lentamente, e poi dopo 5 minuti devono essere iniettati dei boli di 1,5 mg di midazolam ogni 2 minuti, e poi dopo devono essere però alternati ogni bolo a 20 ml di soluzione salina, in modo tale da essere sicuri di aver iniettato correttamente 1,5 mg di midazolam. Generalmente sono sufficienti già 3,5 mg di midazolam per avere la sedazione. E andiamo a vedere nel momento in cui il paziente comincia a chiudere gli occhi, avere le palpebre che si chiudono. E un dosaggio massimo può essere anche di 7,5 mg o anche oltre, dipende se il paziente è responsivo oppure no. Però comunque sempre negli anziani si cerca di non superare questo valore di riferimento di 3,5. Quindi una lussazione, come dicevamo prima, può essere classificata in base alla posizione appunto della testa omerale in anteriore, posteriore e inferiore. Da un punto di vista già soltanto esterno possiamo andare a vedere come si presentano, e quindi già la posizione del braccio ci è indice di come di che tipo di lussazione andiamo a vedere. Quindi un braccio può essere rotato in senso esterno nella posteriore, in senso interno nell'anteriore, poi dopo nella lussazione inferiore invece abbiamo un braccio che è completamente addotto oltre sopra la testa, in quanto è impossibilitato questo tipo di movimento, quindi il braccio rimarrà bloccato in questa posizione. Dopo la riduzione è necessario effettuare un'immobilizzazione di circa 2-3 settimane, anche se in alcuni studi di letteratura alcuni prevedono anche un immediato recupero muscolare, però c'è un certo dibattito ancora in corso, non è proprio ben chiara la cosa. Si va a valutare la cuffia del rotatore e il grado di movimento per vedere appunto se ci sono dei danni muscolari associati, e dopo l'immobilizzazione deve essere effettuata una fisioterapia di immobilizzazione, chiaramente anche di potenziamento muscolare, per ridurre in futuro quelle che possono essere eventuali altre lussazioni, che chiaramente in un paziente giovane, se si vengono a verificare in un giovane, c'è un forte rischio che nella vita adulta possano riaccadere nuovamente. Quindi una lussazione anteriore è quella più comune, riguarda circa il 95-97% di tutte le lussazioni. In questa la testa omerale tende a lussare al di sotto della coracoide a causa di uno stress in abduzione, rotazione esterna e di estensione, che può essere di vari gradi. Generalmente, come nell'immagine suggerisce, è una caduta che è all'indietro, e quindi chiaramente la spalla non si trova più in posizione corretta per scaricare il peso, e ci viene ad essere questa lussazione. In base alla posizione ci possono essere delle lussazioni complete, in cui c'è completo distacco tra le due superfici articolari, oppure in cui la testa omerale comunque continua a mantenere un certo contatto con il margine gluteo, e possono essere associate delle fratture. In particolare sono riferite in letteratura delle fratture di tipo della testa dell'omero, della grande tuberosità, oppure delle fratture di Ilsac. E prima di iniziare ovviamente qualsiasi tipo di riduzione, che sia una lussazione per una lussazione anteriore, posteriore o inferiore, bisogna tranquillizzare il paziente e cercare di farlo rilassare il più possibile, perché se il paziente è collaborativo nei nostri confronti e chiaramente si trova in una situazione a lui tranquilla e favorevole, avrà un rilassamento muscolare maggiore e quindi andrà a facilitare anche noi quelle che sono tutte le manovre di riduzione e anche chiaramente di eventuali complicazioni. In letteratura, una piccola curiosità, tra le più antiche riportate è stata quella studiata da Ambroise Paré nel 1500, in un trattato in cui descriveva 6 tecniche di riduzione che avevano tutte quante il principio del fulcro della trazione, e essenzialmente cambiava quella che era il fulcro.
E sotto la spalla poteva essere messo o il pugno o le dita di colui che andava ad effettuare la riduzione, una spalla stessa di un'altra persona con cui andava poi dopo a caricare il paziente che aveva l'arto lussato, un telo oppure un qualcosa con cui andare a fare una trazione sulla spalla, oppure la scala di Ippocrate oppure la tavola di Ippocrate con cui invece veniva utilizzato come ausilio per effettuare la manovra di riduzione. Come ti abbiamo detto all'inizio, le manovre di riduzione sono tantissime. Io ho cercato di raccogliere le principali, alcune varianti particolari e soprattutto tutte quelle che riguardano soltanto un operatore. Ho preferito tralasciare, in un certo senso, quelli che riguardavano più operatori o comunque più assistenti, in quanto sono manovre già più complesse o che comunque richiedono più persone per poter essere effettuate. E quindi, di conseguenza, queste sono coloro che possono essere effettuate già solo da un operatore o al massimo da un solo assistente, solo in alcuni determinati casi che però andremo a vedere. O anche dal paziente stesso. Esattamente, ce ne sono alcune anche stesso che può effettuare il paziente, però le andremo a vedere dopo anche queste nel particolare. La più comune sicuramente è quella di trazione contro trazione, in cui il paziente viene messo in posizione supina. Un operatore va a fare trazione a livello dell'avambraccio del paziente in posizione neutrale, mentre un altro assistente con un telo, una tovaglia o comunque un tessuto lo fa passare al di sotto della scella e va a fare una controtrazione al nostro movimento. Per la riduzione sono necessari 5 minuti di trazione continua, che non deve essere a scatti o comunque con dei colpi improvvisi, e la riduzione, cosa comune per quasi tutte le tecniche, sarà avvenuta nel momento in cui andremo a sentire un caratteristico suono che è tipico, dovuto proprio al reinserimento della testa dell'omero a livello della superficie glenoidea. La tecnica di Ippocrate, anche questa è una tecnica molto antica e molto già descritta in passato, che è molto simile a quella precedente, abbiamo già visto, che potremmo definire anche una variante, che però è meno elegante, perché chiaramente andare a mettere il piede nella cavità ascellare del paziente non è proprio da professionisti, però il vantaggio di poter essere a operatore singolo, e quindi già questo è un ottimo vantaggio. E in questo caso il fenomeno di contrazione è dato proprio dalla forza dell'arto inferiore dell'operatore che va a fare appunto la contrazione. Un'altra variante di questa tecnica è quella dei surfisti, perché si è visto che questa popolazione di sportivi è altamente soggetta a questo tipo di lesioni, e quindi di conseguenza anche i surfisti hanno sviluppato una propria tecnica di riduzione molto simile alle precedenti, in cui semplicemente il paziente veniva posto direttamente sulla tavola da surf, che quindi va a fungere da superficie piana rigida, con cui poi dopo viene effettuata la trazione con l'operatore che si siede e tira il suo corpo verso all'indietro e quindi va a fare da trazione lungo l'arto. E anche in questo caso il suono ci dà segno che la riduzione è avvenuta correttamente. La tecnica di Cocker è quella della rotazione esterna, in cui il paziente in posizione supina ha il gomito flesso e viene mantenuto a 90 gradi, l'operatore mantiene il polso e l'avambraccio e va a effettuare prima una trazione longitudinale finché non c'è il rilassamento della muscolatura della spalla, e poi dopo viene prima rotato esternamente il braccio e poi addotto verso il torace. La riduzione in questo caso avviene in circa 5 minuti e anche in questo caso, per conferma, possiamo andare a posizionare la mano dell'arto interessato sulla spalla controlaterale. Se riusciamo a compiere questo movimento, significa che la riduzione è avvenuta tranquillamente. In questo caso questa tecnica ha un tasso di successo di circa il 70%, che è comunque un ottimo tasso, ma come vedremo più tardi ci sono delle tecniche più rapide e con un tasso di successo molto maggiore, alcune rasentano anche il 100%. La tecnica di Stimson è stata ideata all'incirca all'inizio del secolo scorso, in cui il paziente viene messo prono su una superficie con il braccio verso il basso, su cui viene caricato un peso a livello del polso o dell'avambraccio. Questa è una cosa molto importante a cui prestare attenzione, perché questo peso non deve essere mantenuto in mano dal paziente, ma deve essere proprio fatta la trazione dal peso, perché altrimenti con il movimento di chiusura della mano parte del peso verrà assorbito, quindi non verrà effettuata una corretta trazione. In questo caso
La trazione ha una durata di circa 15-20 minuti e ha il problema che ha un basso tasso di successo proprio al fatto che nella maggior parte dei casi viene fatto un mal posizionamento del peso. Generalmente bastano anche 2,5 kg, perché è una trazione molto lenta, una trazione molto dolce, però bisogna anche in questo caso bisogna saperla posizionare e bisogna prestarci attenzione. Tecnica di Milch è stata ideata nel 1949, in cui il paziente siamo in posizione supina, viene posizionato il braccio al di sopra della testa del paziente, mentre viene posizionato il pollice dell'operatore all'interno della cavità articolare. Nel momento in cui andiamo a posizionare il braccio, noi con il pollice possiamo andare a spingere all'interno della cavità articolare e quindi andare a far rientrare manualmente, nel caso in cui non sia successo spontaneamente, la superficie della testa operale. In questo caso, il tasso di successo anche in questo caso è variabile, molto dipende sempre dall'esperienza dell'operatore. Il tasso può variare dal 70 al 95%. Una variante di questa tecnica è la variante di Bocor-Billman, che è stata ideata nel 2015. In particolare si è creata questa tecnica per per gli ambienti remoti e per le popolazioni che non hanno accesso a grandi strutture o comunque a dei sistemi di sanità, e quindi è necessario fare una riduzione comunque controllata e sicura. Il paziente viene seduto con la schiena su una superficie rigida o comunque dura come un muro, in modo tale che vengano ridotti i movimenti del busto e quindi permette un miglior controllo su tutta la trazione. Anche in questo caso viene mantenuto il polso e il gomito del paziente a 90 gradi flesso di entrambe le articolazioni. Il braccio viene prima addotto finché non viene raggiunto il torace e poi dopo viene ruotato internamente fino a raggiungere i 25-30 gradi. Questa angolazione infatti viene sentita la resistenza data proprio dalla lussazione della testa dell'omero, che tende chiaramente a fare resistenza, ma mantenendo questa trazione la riduzione può avvenire spontaneamente e si riesce ad effettuare la riduzione in totale sicurezza. Questa tecnica ha il vantaggio di essere piuttosto semplice e molto meno dolorosa rispetto alle altre. Secondo gli studi riportati, su una scala da 1 a 10 dolore, il dolore riferito è stato di 1,5-2, quindi comunque un dolore molto basso, e ha un tasso di successo negli studi effettuati che rasenta il 100%. Tecnica di Eskimo invece è una tecnica che è stata scoperta quasi per puro caso nelle popolazioni della Groenlandia o comunque dell'Europa del Nord o del Nord del mondo, in cui il paziente veniva disteso sul lato sano del corpo e due operatori andavano ad abdurre l'arto del paziente verso l'alto utilizzando il peso del paziente come controtrazione. Se la riduzione in questo caso avveniva spontaneamente, ma se poteva benissimo capitare che la riduzione non avveniva, veniva effettuata una spinta tramite i pollici dell'assistente che andava a favorire il rientro della cavità, o meglio, il rientro della testa dell'omero all'interno della cavità glenoidea. Questa tecnica ha il vantaggio di non richiedere chiaramente particolari strutture o comunque del personale specialistico o comunque conoscitore delle varie tecniche, però il problema è che essendo una tecnica che è stata scoperta comunque relativamente recente, soprattutto è stata poco utilizzata, sono stati effettuati pochi studi su questa tecnica e quindi ci possono essere dei danni a livello del plesso bracheale o comunque della zona ascellare, quindi sono necessari ulteriori studi prima di poter utilizzare questa tecnica in totale sicurezza. La tecnica spaso è molto simile alla precedente, in cui anche in questo caso abbiamo il paziente che è però in posizione supina, viene mantenuto il braccio verso l'alto e flesso fino a raggiungere 90 gradi, viene effettuata poi un'ulteriore trazione e una rotazione esterna dell'arto coinvolto. La riduzione anche qui avviene in pochi minuti e se la riduzione non avviene, anche in questo caso possiamo andare a spingere con il pollice la testa dell'omero. Il tasso di successo di questa tecnica attualmente è dell'88%. La tecnica della sedia invece è stata scoperta nel 1979 e da lì sono state effettuate ulteriori studi dell'ulteriore modifiche. La tecnica originale, quella di Nordin, in cui prevedeva che il paziente si appoggiava allo schienale e metteva la sua ascella sopra allo schienale, mentre un operatore che si posizionava al di sotto andava a trazionare e a supinare il braccio,
mentre chiedeva al paziente chiaramente di sollevarsi all'improvviso di colpo. Il paziente molto spesso non era molto collaborativo e quindi, essendo comunque molto soggetto al dolore, chiaramente non sempre la riduzione avveniva. Infatti ha un tasso di successo di circa il 72%. La manovra di Westin è stata un'evoluzione in cui la posizione di partenza rimaneva la stessa, ma qui veniva fatta una controtrazione utilizzando un laccio fatto con un asciugamano, una stuoia, un lenzuolo, con cui poi dopo l'operatore andava ad inserire il suo piede e spingeva verso il basso. Questo qua ha avuto il vantaggio di avere un alto tasso di successo fino al 97%, di cui il 93% delle riduzioni totali che si sono effettuate sono state, si sono avute anche senza l'utilizzo di anestetico, comunque a dosi molto basse. La sedia di Oxford invece prevede l'utilizzo di una sedia particolare, che appunto è la sedia di Oxford, vediamo qui nell'immagine, in cui il paziente si siede su questa sedia che ha uno schienale in posizione opposta, su cui appoggia il torace, e questa posizione serve per ridurre il peso della cavità del torace, e in questo modo favorisce anche il rilassamento di tutto quello che è la muscolatura e quindi favorisce la riduzione del braccio. In questo caso che chiaramente viene effettuata tramite una trazione verso il basso dell'arto coinvolto. La tecnica di Main invece è stata ideata nel 1980 e si è studiata e scoperta principalmente per gli anziani, perché sono dei soggetti particolarmente fragili e che molto spesso hanno delle comorbilità o che comunque hanno una particolare struttura ossea più debole, muscolare anche più debole rispetto alla popolazione giovane. E quindi è necessario prestare più attenzione, e questa tecnica in particolare si è visto che ha un basso tasso di complicanze automatica e sfrutta un meccanismo più fisiologico con un tasso di successo di circa il 90%. Il paziente viene fatto sedere su una sedia mentre il medico si posiziona dietro di lui e posiziona il braccio al di sotto della sua ascella e fa una trazione verso di lui, mentre con l'altra mano prende l'avambraccio a livello del gomito e fa una contrazione verso il basso. Anche in questo caso la riduzione avviene poi dopo spontaneamente. Il metodo di Waltz del 2006 è di partenza molto simile alla precedente, ma anziché inserire il braccio nella cavità ascellare viene inserito la mano a chiusa a pugno con il pollice verso la testa omerale. Questo è il vantaggio, che se nel caso la trazione non dovesse essere sufficiente, noi con una semplice rotazione della mano, avendo il pollice sulla superficie omerale, andiamo a favorire lo scivolamento e il rientramento dell'omero in sede, quindi con la rotazione della mano riusciamo a far rientrare l'omero. Questa, ecco, rimane come la precedente tecnica molto delicata e con scarso dolore e ha un tasso di successo del 91%. La tecnica di Hoffmeister invece è stata ideata nel 2015, in cui il paziente viene messo in posizione supina e il medico con una mano blocca l'acromion, mentre con l'altra mano va a effettuare la trazione in senso assiale, e poi dopo, se la trazione non è sufficiente ad effettuare la riduzione, andiamo a utilizzare anche stesso il nostro corpo come fulcro, e quindi andiamo a dare un'ulteriore spinta per favorire la riduzione. La Fares invece, attualmente, che è stata ideata nel 2006, deve il suo nome al suo acronimo, che significa Fast, Reliable and Safe. Attualmente è una tra le più veloci, tra le meno dolorose e con il più alto tasso di successo, con il vantaggio di non aver avuto in letteratura ad oggi nessun caso di complicazione. Può essere effettuato anche da personale inesperto, e con il paziente supino viene effettuata una prima trazione del braccio verso l'esterno, e allo stesso tempo viene effettuato un movimento oscillatorio in senso verticale, un po' come viene definito a stretta di mano. Vengono effettuate delle strette di mano sempre più vigorose, e nel frattempo viene effettuata una abduzione dell'arto prima a 90 gradi e poi dopo a 120 gradi. In questo caso, nel momento in cui andiamo a raggiungere i 120 gradi di abduzione, la riduzione avviene spontaneamente. La tecnica di Cunningham, invece, del 2003, prevede che il paziente venga messo seduto su una sedia con la schiena dritta,
e viene posizionato la mano dell'arto coinvolto sulla spalla dell'esaminatore e viene effettuata la trazione già solo dal peso dell'arto superiore. Non è necessario andare a fare un'ulteriore trazione o ulteriore sforzo. E con l'altra mano viene effettuato un movimento a massaggio, che viene definito in letteratura come di impastare la pasta, quindi, del muscolo trapezio, deltoide e del bicipite in quest'ordine, per circa 3 secondi per ogni muscolo. Generalmente sono necessari circa un paio di minuti affinché la riduzione avviene spontaneamente, e qui in questo caso la riduzione avviene in maniera silente, non viene sentita quello che è il classico suono di riduzione, ma il paziente ci riferirà che comincerà a stare meglio, non avrà più dolore, e quindi questo è il segno, in questo caso, che la riduzione è avvenuta. Come controllo possiamo far mettere la mano dell'arto sulla spalla controlaterale. Se il paziente riesce a compiere questo movimento, significa che la riduzione ovviamente è avvenuta. Il metodo di Sul, invece, è stato ideato nel 2013, molto simile anche al precedente, in cui al paziente sempre seduto gli viene chiesto di alzare il braccio fino a raggiungere 30 gradi. Se il paziente non riesce ad alzare il braccio, il medico si abbassa, si piega verso la mano del paziente ed è lui stesso ad inserire la sua spalla sotto la mano del paziente e la alza progressivamente. L'operatore poi successivamente massaggia i muscoli deltoide e pettorali, che rilassandosi favoriranno la manovra di riduzione, e con una trazione più leggera poi dopo si potrà sentire la riduzione che avviene tramite ovviamente il caratteristico suono. Quando viene sentito il suono, la riduzione è completata. Poi un'altra tecnica recente, la tecnica Gage: con il paziente seduto il braccio viene ruotato esternamente finché il paziente riesce a resistere generalmente attorno fino ai 60-80 gradi per sbloccare la testa dell'omero. Viene effettuato poi successivamente una trazione e una elevazione dell'arto fino a 120 gradi, e poi dopo il braccio viene ruotato internamente, e nel momento in cui viene effettuata la rotazione dell'arto si può sentire il suono di riduzione. Poi infine, come conferma, andiamo a fare una trazione e una adduzione, e poi dopo il braccio viene posizionato in rotazione interna e adduzione. Questa tecnica, negli studi che sono stati fatti, si è visto che ha un tasso di successo di circa l'88%. La tecnica di manipolazione scapolare, ideata nel 1992, è quella che negli studi effettuati fino ad oggi è quella che ha il più alto tasso di successo, anche in questo caso che raggiunge anche il 100% in alcuni studi, e si attesta tra il 95 e il 99%, ed è la prima tecnica di scelta per le spalle lussate in senso anteriore, però ovviamente sia medico personale che è capace di utilizzare questa tecnica. In questo caso la tecnica ha un funzionamento opposto: mentre nelle precedenti andavamo a mobilizzare l'arto e quindi l'omero, in questo caso andiamo a muovere la scapola, e quindi andiamo a riposizionare quella che è la cavità articolare. Quindi possiamo posizionare il paziente o seduto oppure su un prono, sul lettino, e nel caso in cui andiamo a mettere il paziente seduto è necessario un assistente che vada a fare una controtrazione rispetto ai nostri movimenti. Andiamo a posizionare i nostri pollici all'apice della scapola, mentre con le altre dita andiamo a mobilizzare la scapola e andiamo a darle una spinta verso l'alto e in senso mediale, in modo tale da far ruotare la scapola. La riduzione in questo caso avviene in pochi minuti, e anche in questo caso può avvenire anche in maniera asintomatica, comunque non andiamo a sentire rumori o altro. Il paziente semplicemente ci riferirà che riesce a sentire molto meno dolore e ricomincerà anche a muovere l'avambraccio. Infine abbiamo le tecniche, tra virgolette, di emergenza, che sono le tecniche di autoriduzione. La prima che presentiamo la tecnica di Aroren, ideata nel 2010, in cui il paziente si siede su una superficie dura, che può essere un lettino, un tavolo o altro, mette in flessione il ginocchio ipsilaterale e lo va, tra virgolette, ad abbracciare con le dita, e le va a chiudere al di sopra, al di là del suo ginocchio. Poi lentamente il paziente stesso si cercherà di fare trazione piegandosi all'indietro, e
finché la spalla non sarà ridotta. È una tecnica che chiaramente è paziente e operatore dipendente, perché il paziente e l'operatore in questo caso coincidono, però ha il vantaggio di poter essere gestito interamente dal paziente, e quindi di poter gestire lui stesso il dolore, e quindi poter fare più o meno leva in base a quello che riesce a sentire. È principalmente utilizzato per le lussazioni che tendono a riverificarsi nel tempo, perché chiaramente con il passare del tempo il paziente andrà a sentire sempre meno dolore, e non è indicata per un utilizzo di una prima lussazione, anche perché attualmente ci sono poche informazioni su questa tecnica e anche di complicanze, e quindi è necessario prestare molta cautela a questa tecnica. Infine abbiamo la tecnica di emergenza assoluta, in cui praticamente in casi estremamente disperati anche una gamba di un tavolo, un palo stradale o una qualsiasi struttura solida tubulare può essere utilizzata come ausilio per la trazione, in cui semplicemente andiamo a stringere questa struttura con le nostre mani, e noi stessi andiamo a fare leva piegandoci indietro, quindi andiamo a fare la trazione finché non sentiamo la riduzione. Però è chiaro che è una tecnica questa che è preferibile non utilizzare, o comunque utilizzare solo in casi veramente di estremi, perché le informazioni al riguardo sono comunque molto scarse, soprattutto è una manovra estremamente dolorosa, quindi credo che soltanto i più coraggiosi possano anche solo provare a ridursi una spalla in questo modo. Quindi, avendo visto tutte queste tecniche di riduzione anteriore, quale possiamo scegliere? Sicuramente la letteratura ci dice che noi dobbiamo scegliere quella con cui siamo più confidenti. A questo dobbiamo andare ad aggiungere anche tutte quelle che sono le caratteristiche del paziente, in particolare nella popolazione anziana, che magari sono pazienti già che hanno osteoporosi, hanno patologie ossee particolari, bisogna cercare di evitare delle manovre forzate, perché potremmo andare a provocare anche noi stessi involontariamente delle fratture, e quindi è preferibile effettuare la manovra di trazione contro trazione. Un paziente posizionato in posizione supina, quindi disteso, ha il vantaggio di favorire il rilassamento muscolare, e quindi favorisce una riduzione in maniera più facile, e la riduzione chiaramente può essere anche più difficile da ottenere in caso di pazienti giovani che hanno una forte componente muscolare, quindi ci possono essere i muscoli stessi che vanno ad effettuare, si vengono ad opporre i nostri movimenti, e ci possono essere anche delle fratture locali che in questo caso ci vanno ad impedire la riduzione. Per questo motivo noi andavamo a fare, abbiamo detto all'inizio di questa nostra presentazione, di effettuare sempre prima una radiografia, perché nel malgrado caso ci possa essere un frammento osseo che si va ad inserire all'interno della cavità articolare, questo poi dopo ci porterà negli anni a dei danni enormi, quindi bisogna sempre effettuare prima dei controlli, e chiaramente bisogna anche valutare il grado di tolleranza del dolore del paziente, perché se il paziente riesce a tollerare il dolore sarà necessario effettuare comunque l'anestesia generale o in alcuni casi anche una riduzione a cielo aperto, e quindi andare ad operare il paziente per ridurre la lussazione. Le complicanze di una lussazione anteriore possono essere classificate come immediate e tardive. Le forme immediate sono dovute ad un danno dei fasci vasculonervosi dell'arto superiore della ascella, e quindi possiamo andare ad avere delle cianosi o degli edemi o degli ematomi dell'arto, oppure anche quindi dei danni da un punto di vista vascolare, o anche dei danni da un punto di vista nervoso come parestesia o incapacità motoria delle dita. Quindi già questi sono dei campanelli d'allarme che ci dicono che c'è stato un danno di natura nervosa. Come complicanze ritardate invece possiamo avere la rilussazione successiva, che si verifica maggiormente nei pazienti giovani, si è visto in particolare nei ragazzi al di sotto dei 15 anni, sono più soggetti poi dopo nella vita adulta ad avere ulteriori lussazioni, una rigidità articolare oppure stesso un'instabilità dovuta al fatto che la lussazione è andata a danneggiare quelle che sono le strutture legamentose, comunque la capsula dell'articolazione, quindi andrà a favorire quello che è l'instabilità dell'articolazione. Dopo la riduzione andiamo a fare un'immobilizzazione che può essere fatta con la DESO, che oggi non si tende più ad utilizzare perché è comunque molto invasiva e numerose controindicazioni, specialmente magari nella stagione estiva. Pensiamo alla gestione di una fasciatura molto, molto imponente con il caldo, e anche se il paziente avrà difficoltà dopo a gestirla.
Oppure altri bendaggi possono essere il Velpo o il Gilchrist per 3 settimane o 2 settimane nel caso di lussazioni reinveterate o comunque degli adulti o che lussazioni che tendono a riverificarsi nel tempo. Complicanze sono essenzialmente di tre gruppi, sono le fratture del trochite all'omero che è la complicanza più comune, delle lesioni di Bankart che sarebbe il danno del labbro glenoideo, della scapola o comunque un Bankart osseo in cui oltre al labbro viene ad essere lesionato anche la superficie ossea e infine una lesione di Ilsac in cui andiamo ad avere un danno a livello della superficie omerale in cui mentre nel caso della Bankart avevamo un danno di tipo antero inferiore, in questo caso il danno sarà di tipo postero superiore sulla testa dell'omero. Le lussazioni posteriori invece riguardano circa il 2-5% di tutte le lussazioni e sono spesso associate a delle fratture, in particolare a una Ilsac inversa, ovvero in senso opposto a quello che abbiamo visto poco fa. Il braccio, come abbiamo detto all'inizio, si trova in rotazione esterna e è molto presente in caso di scariche elettriche, quindi folgorazioni, shock elettrici e attacchi epilettici. Questo perché la muscolatura dei rotatori interni, quindi latissimo del dorso, i pettorali e i sottoscapolari, sono più forti dei rotatori esterni, come ad esempio l'infraspinoso. E quindi in questo caso questo tipo di lussazioni sono caratteristiche di queste condizioni. Per la diagnosi, anche qui dobbiamo prestare attenzione, perché da un punto di vista prettamente clinico si è visto in letteratura che fino al 50%, cioè la metà di tutte le lussazioni posteriori, non vengono scoperte, non vengono osservate, non vengono viste. E all'RX andremo ad avere quello che è il segno della lampadina, in cui la testa dell'omero assume proprio quella che è la forma di una vecchia lampadina di incandescenza. Da un punto di vista di movimento, invece, il paziente lamenterà l'incapacità di effettuare una rotazione esterna e andremo ad avere una prominenza posteriore della spalla, che sarebbe dovuta proprio al fatto che la testa omerale, in questo caso, si è spostata posteriormente rispetto a quella che è la sua normale sede. Per il trattamento andiamo ad effettuare la manovra di riduzione classica, quindi di trazione in senso anteriore, poi una successiva abduzione e rotazione esterna, e infine un'immobilizzazione che può essere di due tipi, in abduzione leggera come mostrata nell'immagine, oppure semplicemente con l'arto flesso dietro al corpo, quindi sempre in una posizione di riposo per circa 3-6 settimane. Altre tecniche di riduzione di lussazione posteriore sono quelle della spinta della testa omerale, in questo caso il braccio viene ad essere flesso, addotto e ruotato internamente. La testa omerale viene spinta con molta delicatezza anteriormente, mentre un assistente va a effettuare una trazione sempre con un telino, un asciugamano, una stoffa. E in questo caso la rotazione viene ottenuta nel momento in cui facciamo girare l'arto superiore in senso esterno. In questo nel momento in cui noi andiamo a ruotare esternamente l'arto, andiamo a riportare in sede la testa omerale e quindi effettuare la riduzione. Una variante è stata scoperta nel 1949 da Wilson e McKeever, in cui andavano a fare prima una trazione longitudinale e poi dopo la rotazione. Quest'altra tecnica, invece, prevede che la tecnica SLAMP prevede due persone che vanno ad effettuare la manovra, in cui uno è un assistente che va a mantenere il paziente in questa posizione, ovvero seduto su una sedia e cercando di supportare tutto il peso del torace. Questo perché chiaramente andiamo a favorire il rilassamento della muscolatura. Quando il paziente si è completamente tranquillizzato e rilassato, può avvenire la manovra di riduzione, in cui andiamo ad effettuare una semplice trazione longitudinale e, se necessario, una manovra di rotazione esterna. Se anche in questo caso non andiamo ad avere una riduzione, può essere associata una spinta sulla superficie scapolare dall'assistente, quindi andiamo a fare una tecnica bicombinata come abbiamo visto prima con la manovra di mobilizzazione scapolare che ci permette di portare il tasso di successo dall'85% fino anche al 93%. La tecnica De Palma, invece, del 2006, con il paziente seduto su una sedia o su un supporto, viene supportato l'arto e viene effettuata una doppia trazione, una in senso laterale sul braccio, mentre sull'avambraccio viene effettuata una trazione in senso inferiore.
Questa tecnica può essere modificata applicando anche una trazione longitudinale, quindi possiamo utilizzare sempre il principio delle leve, sempre in base a come riusciamo a muoverci e a gestire la tecnica. In letteratura poi dopo è stato riportato un case report di questa trazione di, in senso caudale, in cui Matic, mentre stava facendo la radiografia nella posizione del nuotatore per valutare appunto questa lussazione, effettuando una semplice trazione verso il basso dell'arto, in questo caso è riuscito ad ottenere anche una riduzione. È stato l'unico caso riportato di questa tecnica, e attualmente sembra che comunque non sia una tecnica utilizzata quotidianamente, però comunque come case report è importante segnalarlo. Complicanze delle lussazioni posteriori sono dovute principalmente ai tessuti morbidi, perché mentre i fasci vasculonervosi vengono ad essere si trovano in posizione anteriore, quindi una lussazione in senso posteriore in questo caso tende a preservarli e quindi sono molto meno comuni, mentre tendono ad essere predominanti le lesioni morbide, che sono le cuffie dei rotatori, e anche i danni ossei dovuti principalmente a dei danni che si possono verificare, magari anche delle microfratture che possono portare poi dopo all'instabilità e quindi ad allungare anche il tempo di recupero. Infine, l'ultimo tipo di lussazione è quella inferiore, viene anche definita luxatio erecta, ed è una lussazione che si verifica soltanto negli sport ad alta energia, come può essere il motociclismo, il rugby o altro. È una lussazione estremamente rara, in letteratura è stata descritta soltanto nello 0,5% dei casi, però è quella che è la più difficile da adattare ed anche quella che ha il più alto tasso di complicanze. In questo caso l'articolazione glenomerale viene ad essere bloccata al di sotto della coracoide della glenoide e la spalla si trova bloccata in questa posizione in abduzione di circa 100-160 gradi a causa della forza di iperabduzione che si è verificata, e quindi il braccio non riuscirà più a spostarsi da questa condizione. Qui è sempre preferibile il trattamento conservativo nei pazienti anziani o in caso di lesioni dei cuffi dei rotatori. Le manovre descritte sono principalmente due, una che è quella di trazione contro trazione classica, quindi simile a quella che abbiamo visto per le manovre di riduzione anteriori, in cui viene fatta una trazione e in contemporanea controtrazione dell'arto superiore, e infine viene effettuata l'abduzione per vedere se l'arto si è correttamente posizionato, e infine la tecnica a due passaggi perché inizialmente la lussazione posteriore viene convertita prima in anteriore e poi dopo successivamente viene effettuata un'ulteriore manovra di riduzione con quella che è più congeniale o quella che magari il sesto operatore si trova più facile ad effettuare. Nel primo passaggio, infatti, andiamo a effettuare una controtrazione in cui con una mano andiamo a spingere verso il basso il braccio, mentre con l'altra andiamo a fare controtrazione e quindi andiamo a spingere verso l'alto l'avambraccio. In questo modo andiamo a far scivolare la testa omerale lungo la superficie della glenoide e quindi andremo a trasformare, a posizionare l'arto, la lussazione da posteriore ad anteriore. Poi nel momento in cui siamo riusciti a rendere questa lussazione anteriore, andiamo ad effettuare poi dopo la lussazione classica. La lussazione posteriore, abbiamo detto che è quella che ha il più alto tasso di complicanze, principalmente di tipo neurovascolare, e ci sono dei danni neurologici circa nel 60% della popolazione che subisce questo tipo di lussazioni, principalmente di paralisi del nervo ascellare, che tende a risolversi nella maggior parte dei casi dopo la riduzione, o anche una plessopatia del brachiale, che anche in questo caso tende a risolversi, però ci sono stati riportati dei casi in cui il danno sia rimasto permanente o comunque abbia alterato fortemente la prognosi. Dei danni vascolari si sono verificati in circa il 40% dei casi, assieme ad anche dei danni strutturali che possono essere ovviamente presenti, come fratture, lesioni dei capsulari, eccetera. E infine, in letteratura sono stati riportati pochissimi casi, dovuti principalmente a delle forze molto, molto imponenti, principalmente in incidenti stradali o traumi imponenti, che è quello dello sfondamento toracico, in cui la testa omerale, dalla posizione che abbiamo visto prima, di lussazione luxatio eretta, ha sfondato letteralmente la cavità toracica ed entrando all'interno della cavità toracica. Chiaramente è una manovra, una lussazione che è difficile da trattare,
che deve essere trattata da un punto di vista chirurgico, perché se noi andiamo ad effettuare una trazione, chiaramente le coste vanno a stringersi e quindi ci impediscono la fuoriuscita della, e la corretta il corretto riposizionamento della, dell'omero, e deve essere trattato chirurgicamente da un chirurgo toracico, quindi comunque da un chirurgo d'urgenza, e deve essere effettuata tutte le manovre necessarie in totale emergenza, perché chiaramente è in pericolo di vita un paziente che ha subito un danno di questa natura. Queste sono tutte le tecniche principali di riduzione che sono state raccolte da questo mio studio, e spero che abbia interessato, insomma, vi abbia interessato. Bene, Luigi, allora, intanto qualche piccola precisazione. Come avete visto, il dottore Morelli ha fatto un excursus di tutta la letteratura elencando le innumerevoli possibilità. Chiaramente, Roberta, lo sapevi che c'erano tutti questi modi per ridurre la spalla? Decisamente. Quasi un'ora. Ci abbiamo messo quasi un'ora per elencarli. Allora, il discorso qual è? Che la lussazione di spalla è uno dei traumi più frequenti in un pronto soccorso ortopedico, e ovviamente tutto questo ha un senso, perché mette nelle condizioni tutti gli operatori che, sentendo questa presentazione, torna molto utile, perché le situazioni sono molto variabili. Per esempio, ci sono pronto soccorsi dove non c'è la possibilità di avere un anestesista, ci sono ospedali che non sono pain free, c'è carenza spesso di possibilità, e anche da un punto di vista medico legale, di non poter fare una sedazione, e quindi chiaramente l'elenco così enorme di possibilità è figlio del fatto che ognuno, nelle proprie situazioni locali, nei vari paesi, ha cercato di sviluppare una tecnica più o meno utile alla situazione che aveva, perché le variabili sono enormi. Cioè, quindi noi abbiamo, per esempio, nel mondo anglosassone l'uso della sedia di Oxford, come è stato visto, c'è nelle zone rurali, per esempio, ci sono tecniche un po' più brutali da questo punto di vista, certo. non sono state studiate, per esempio, tecniche anche eschimo, come abbiamo accennato prima, non è stata completamente studiata, perché chiaramente si è utilizzata poco per le popolazioni che in ambienti rilassati. riposati che poi facciamo due conti e te. Comunque, il problema, no, vabbè, voglio dire, è stato bravo il dottor Morelli. Vabbè, ricordo a tutti quanti, il dottor Morelli sta al primo anno di specializzazione ed è entrato in specializzazione solo da 4 mesi e mezzo, quindi comunque, diciamo, ha fatto un ottimo lavoro, come tutti i suoi colleghi che stanno al primo anno, quindi stanno lavorando tantissimo, e questo infatti è uno delle prove, no, che noi cerchiamo di far fare, proprio perché dobbiamo imparare tutta una serie di cose. Quindi quello che volevo dire io, anche per esempio, voi immaginate, ci sono delle situazioni in cui le persone si trovano per esempio da sole. Immaginatevi escursionisti, immaginatevi persone in mezzo al mare, dove non ci sono i medici, dove non ci sono un anestesista. Quindi tutte queste tecniche sono sviluppate, anche quelle self molto interessanti, sono sviluppate per permettere alle persone di poter fare, anche senza essere dei sanitari, perché ci si può trovare in una situazione di urgenza o di emergenza e non siamo nelle prossimità di un ospedale. Immaginatevi, per esempio, attualmente stiamo vivendo, per esempio, la situazione di una guerra. Immaginatevi che cosa può essere doversi trovare in un ambito di guerra e non avere la possibilità, visto che stanno bombardando pure gli ospedali, di poter andare, per esempio, in una situazione, diciamo, di sicurezza sanitaria. Quindi la lussazione di spalla, che può avvenire per tantissime, in tantissime situazioni, ma soprattutto su diversi tipi di pazienti. Infatti Luigi vi ha fatto vedere, esistono lussazioni ricorrenti, esistono lussazioni nell'anziano, esistono lussazioni patologiche su base neurologica, su base, per esempio, epilettica, su incidenti sul lavoro, come per esempio shock elettrici. Quindi esistono veramente una
marea di situazioni, e quindi molti di noi, compreso me, non sapeva che esistevano tutte queste tipologie. Quindi noi speriamo di poterci lavorare sopra per poter fare un qualche cosa anche di un po' più scientifico dopo questa presentazione, in modo tale da dare magari un articolo su questo, potremmo farlo. E quindi io credo che sia stato molto interessante capire che esiste tutta una diversità di approcci. Roberta, ci vuoi dire qualche cosa, visto che ci mancano 5 minuti e stasera siamo andati un po' lunghi, dottor Morelli? Purtroppo sono tante. Se posso dire, vorrei fare al dottor Morelli per aver fatto questo storico in primis e poi aver spiegato così tante tecniche. Posso dire, non mi sono per niente annoiata, cioè mi ha fatto piacere sentire e avere un minimo di cognizione in più rispetto a quello che potevo aver studiato all'università o di qualche altra cosa che comunque potevo conoscere a livello personale, ma sapere che ci sono così tante possibilità, come diceva il professor Oliva, in tante possibili situazioni diverse, è sicuramente un bene ed è un ottimo spunto di riflessione per ogni situazione. Sicuramente il momento di guerra che sta avvenendo non è per niente felice, quindi vabbè, non c'è bisogno di spendere altre parole al riguardo, è soprattutto molto brutto. Però mi va di fare una piccola domanda proprio rispetto a situazioni non di ambito sanitario, quindi quando non c'è un professionista formato che sia un medico competente nella riduzione di lussazioni di qualsiasi genere, un laico, diciamo un personale laico comunque di formazione sanitaria ma non specificamente ortopedico, a cosa deve stare attento, che cosa può fare, quali sono ovviamente i suoi limiti di competenza e di intervento nella riduzione di una lussazione. Allora, senti Luigi, aspetta, fammi rispondere a me, perché questa è una cosa un po' delicata, perché il problema qual è? Che spesso, come lui ha detto fin dall'inizio, lo standard da un punto di vista anche medico-legale, perché queste illustrazioni si possono per esempio verificare in ambiti di normalità, per esempio in ambito sportivo. Quindi immaginatevi la domenica campi di calcio in tutto il nostro paese, o basket o qualsiasi tipo di sport. Quindi stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone. Queste migliaia di persone spesso si possono trovare senza un medico, ma anche a livello amatoriale, su un campo di calcetto, in una palestra, eccetera. E arriva magari il fenomeno di turno che riduce questa cosa. Allora, qui bisogna andare molto cauti, perché il paziente va visto volta per volta. Ci sono pazienti che sanno di avere, per esempio, una lussazione ricorrente, allora in quei casi sicuramente non fare una radiografia magari è inutile, perché se io ho avuto pazienti che si sono lussati 30-40 volte una spalla, e quindi sa il paziente bene quando è successo qualcosa di diverso oppure no. Quindi stiamo distinguendo le lussazioni ricorrenti da un primo episodio. Dipende anche dalla modalità, perché se io ci vado a cadere su tutto il moncone della spalla con un trauma, per esempio, automobilistico o stradale o sul lavoro o dall'alto, eccetera, eccetera, magari è assolutamente obbligatorio fare una radiografia, e quindi chi si avvicina a tentativi di riduzione senza fare una radiografia può creare dei danni, come è stato elencato all'inizio, di tipo neurovascolare molto molto seri. Quindi va fatta sempre un'anamnesi, come in tutte le cose, e capire bene anche la biomeccanica del tipo di lussazione. Lussazioni a bassa energia evidentemente possono anche non prevedere l'uso di una radiografia, mentre invece quelle ad alta energia sicuramente la radiografia è importante. Chi vuole tentare una riduzione deve avere un minimo di conoscenza di quello che sta facendo, quindi tutti gli operatori, per esempio del 118, tutti gli infermieri e professioni parasanitarie hanno questa tipologia di cultura. Però è chiaro che comunque io mi ricordo ancora la mia prima lussazione da ridurre in pronto soccorso, che mi è capitata a un soggetto obeso, per esempio, e provi là, stai a tirare, fai quello che provi, però poi dopo no, è veramente
tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per esempio, una delle tecniche, quella che ha fatto vedere sul lettino la Simmons, mi sembra, quella potrebbe essere molto utile in soggetti obesi. Il soggetto che arriva, che si è fatto già 4 ore di attesa in un pronto soccorso, arriva con una situazione contratturale tale che è veramente molto complicato fare una riduzione senza una sedazione, e questo ovviamente può creare la trazione, la controtrazione, dei danni, come ha fatto vedere Luigi, seri, per esempio Bankart e il Sachs, iatrogene. Quindi, ripeto, certe situazioni, che poi dopo avere fare una Bankart, una lesione completa del cercine, ovviamente presuppone un'instabilità futura o immediata. Quindi vanno fatte delle cose con criterio, quindi bisogna stare attenti, anche se spesso prendiamo una lussazione di spalla in maniera, la sottovalutiamo, invece non va sottovalutata mai. E avete visto i danni che si possono, ci sono descritti in letteratura anche situazioni di aneurisma dei vasi del cavo ascellare, e quindi veramente rischiamo cose molto serie, quindi caso per caso va valutato. Vabbè, io spero di avervi risposto. Luigi, bravo. Grazie. Roberta, grazie. Sanremo è stato riconfermato Amadeus, e quindi anche per l'anno prossimo non ce lo fanno fare. Ci vediamo presto. L'ultima cosa che vi volevo dire, ragazzi, siamo vicini al congresso. Tra meno di un mese ci sarà l'ISMULT a Roma l'8 e il 9 aprile. Quindi spero che diciamo di avere molte persone che verranno a Roma per questo finalmente 10° congresso in presenza della ISMUT. Va bene? Va bene. Saluto, arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Buona serata.